abbiamo finito gli studi, diciamo, di commissionati con l'aiuto della Fondazione Cassa di Cuneo e la Fondazione Ospedale di Alba Bra, per cui abbiamo la definizione esatta di quello che saranno i contenuti degli ospedali e quindi possiamo procedere adesso con tutti gli atti propedeutici per realizzarli, quindi legare le procedure di evidenza pubblica, eccetera. Contestualmente abbiamo anche il progetto del PNRR, cioè tutta la medicina territoriale, tutte le strutture, ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali, che andranno a integrare questa, la rete ospedaliera. Quindi un progetto che vede territorio, ospedale, territorio, in sintonia, coordinati e così integrati, che rappresentano il nostro piano sociosanitario per il futuro, dal punto di vista delle edilizie sanitarie, ma anche dei servizi. Ci sono poi anche degli interventi non finanziati dal PNRR che vedono soprattutto la revisione, la rifunzionalizzazione dei vecchi ospedali dismessi, per esempio Bra e Alba, che con un progetto innovativo che può essere l'esempio per il futuro anche per gli ospedali che saranno dismessi a seguito delle nuove costruzioni. Quindi c'è tutta una visione di quello che sarà la sanità in Piemonte, oggi in particolare nella nostra provincia, per il futuro. E qualcuno si discute ancora di due cose sostanzialmente, sì: l'ubicazione del nuovo ospedale e l'utilizzo dei fondi per l'antisismica su quello vecchio. Ma guardi, l'ubicazione del nuovo ospedale non si discute affatto, perché è stata approvata all'unanimità da tutti i sindaci, quindi non c'è una parola da fare su questo. L'antisismica del vecchio, ci sono 30 milioni già stanziati dal governo per l'antisismica, ma stiamo facendo le valutazioni se è il caso di spendere 30 milioni su un ospedale che a breve, nei prossimi anni, sarà dismesso. Quindi sono valutazioni che stiamo facendo, se per questo periodo, anche perché i parametri di antisismica, se l'edificio non è più utilizzato come ospedale, sono completamente diversi, quindi davvero c'è da fare una riflessione su questo. La pandemia ci ha dato degli insegnamenti, quindi i percorsi differenziati infetto pulito, potenzialmente infetto pulito, le aree, diciamo, polmone tra le varie strutture, le aree di espansione in caso di necessità, sono tutti concetti che sono inseriti all'interno dello studio e troveranno applicazione nella realizzazione e nella progettazione. La prima pietra. Guardi, oggi abbiamo concluso tutti gli studi. Da domani mattina iniziamo con le aziende, l'azienda LAS di Cuneo e la LASO di Santa Croce e Carle, con gli atti propedeutici alle gare, alle procedure di evidenza pubblica. Mi auguro di arrivare prima delle elezioni con dei provvedimenti irrevocabili e irreversibili, proprio perché non vorrei che questi importanti temi diventassero un dibattito di, diciamo, speculazione elettorale, perché su queste cose non giochiamo. Ecco. Ecco, per il primo paziente 10 anni o 5 anni? No, 10 anni assolutamente no. Io mi auguro 5 anni, speriamo anche meno.